Grazie alla potenza del loro esercito, i Romani conquistarono sempre più territori. Tra il V e il IV secolo a.C., dunque dal 500 al 300 a.C., Roma era già una repubblica e conquistò i territori dei Sabini, degli Umbri, dei Volsci e degli Etruschi, tutte le popolazioni italiche che abitavano nell'Italia centrale. L'espansione verso il nord dell'Italia fu bloccata dagli acerrimi nemici dei Romani, i Celti, chiamati dai Romani Galli. I Celti abitavano gran parte dell'attuale Francia, dell'attuale Inghilterra e parte di Spagna ed Est Europa, ma si erano insediati anche nel nord Italia. I Galli, nel 390 a.C., si spinsero a sud e arrivarono fino a Roma. Si ritirarono solo in cambio di un grosso riscatto in oro e denaro. Visto che i Romani non riuscivano a conquistare il nord, si spinsero a sud e sconfissero i Sanniti, un popolo che abitava sugli Appennini nell'Italia meridionale. Spingendosi ancora più a sud, i Romani arrivarono nella Magna Grecia, ovvero le colonie che i Greci avevano nell'Italia meridionale. L'area comprendeva alcuni territori delle attuali Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Taranto era la più importante città della Magna Grecia e, preoccupata dall'arrivo dei Romani, chiese aiuto al re dell'Epiro, una parte della Grecia, di nome Pirro. Il re giunse in Italia con un forte esercito e 20 elefanti. I Romani non avevano mai visto quegli animali e fuggirono per la paura. Pirro vinse le prime battaglie, ma nel 275 a.C. i Romani lo sconfissero definitivamente nella battaglia di Benevento. Roma decise di invadere anche gli altri territori della Sicilia, che appartenevano a Cartagine, una colonia fenicia ricca e potente che si trovava nell'attuale Tunisia. Cartagine aveva colonie in Sicilia e Sardegna e controllava i commerci marittimi di tutto il Mar Mediterraneo. Quando i Romani invasero la Sicilia, scoppiò la guerra punica, che ebbe tre fasi e durò in tutto circa 100 anni. Fu detta punica dal termine Puni, ovvero il nome con cui i Romani chiamavano i cartaginesi. La prima guerra punica scoppiò nel 264 a.C., quando i Romani invasero la Sicilia cartaginese e finì con la vittoria dei Romani nel 241 a.C. La guerra venne combattuta per lo più in mare, sulle navi. I cartaginesi erano abili navigatori, al contrario dei Romani. Per questo motivo i Romani pensarono di inserire sulle navi dei ponti mobili, detti corvi, che terminavano con degli uncini per agganciare la nave nemica. Così i soldati romani attraversavano i ponti e combattevano corpo a corpo sulla nave nemica. Grazie a questo stratagemma, i Romani vinsero la battaglia vicino alle isole Egadi nel Mar di Sicilia nel 241 a.C. Cartagine fu costretta a cedere a Roma la Sicilia, la Sardegna e la Corsica. La seconda guerra punica scoppiò perché nel 218 a.C. i cartaginesi decisero di attaccare Roma. Il generale cartaginese Annibale partì da Cartagine, attraversò la Spagna e la Francia, superò le Alpi e arrivò in Italia con un esercito di 60.000 uomini e decine di elefanti. Annibale sconfisse più volte i Romani, fino ad arrivare in Puglia, dove nel 216 a.C. vinse la battaglia di Cannae. I Romani, dopo le numerose sconfitte, decisero di usare l'astuzia. Mentre i cartaginesi erano impegnati a combattere in Italia, inviarono in Africa alcune truppe, guidate da Publio Cornelio Scipione, poi soprannominato l'Africano. Annibale fu così costretto a lasciare l'Italia per difendere Cartagine. L'esercito romano e quello cartaginese si scontrarono a Zama, una città cartaginese, nel 202 a.C. e i Romani vinsero la guerra. Cartagine fu costretta a cedere tutte le sue colonie in Spagna. La seconda guerra punica era terminata con un accordo di pace fra Romani e Cartaginesi.
L'accordo vietava a Cartagine di fare guerre senza il consenso di Roma. Purtroppo, però, i cartaginesi ad un certo punto furono attaccati da un popolo confinante e, per difendersi, ruppero il patto con Roma. Fu così che nel 149 a.C. Roma dichiarò guerra a Cartagine e scoppiò la Terza Guerra Punica. L'esercito romano, guidato da Scipione l'Africano, che era in Africa già dai tempi della Seconda Guerra Punica, raggiunse finalmente Cartagine e tenne sotto assedio la città per 3 anni. Nel 146 a.C. i Romani conquistarono Cartagine. I 50.000 cittadini cartaginesi vennero resi schiavi e la città fu saccheggiata e distrutta dai Romani. Nel frattempo, altre legioni dell'esercito romano erano impegnate a combattere su altri fronti. Nel 222 a.C., dopo numerosi scontri, finalmente i Romani riuscirono a sconfiggere i Galli e a conquistare la pianura padana. A Oriente i Romani attaccarono la Macedonia, la conquistarono e da lì riuscirono a penetrare fino in Grecia e in parte dell'attuale Turchia. Nel 133 a.C. Roma aveva conquistato gran parte delle terre che si affacciavano sul Mediterraneo. I Romani chiamarono infatti il Mediterraneo Mare Nostrum, che in latino significa il nostro mare.